Benvenuti a tutti. Oggi è sabato, 27 agosto 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Sagittario. Finalmente di nuovo weekend. Qualunque siano le vostre intenzioni per il weekend, tornare nella località di vacanza a raccogliere la famiglia ancora a riposo, regalarvi un bel borgo antico o far visita agli amici, partecipando alla loro lussuriosa grigliata, o anche semplicemente starvene a casa, riprendete lentamente le vecchie abitudini, gli incontri, i piaceri del sabato sera. Qualunque cosa scegliate sarà perfetta per voi, perché le stelle sono disposte perfettamente in cielo e come recita la prima legge della tavola smeraldina, addebitata a Ermete Trismegisto, come in cielo, così in terra, come in alto, così in basso. Fautori della vostra armonia interiore, il doppio trigono della Luna e di Venere generosi e passionali nel focoso Leone, moderati quanto basta da Saturno filosofo e dal piccolo Mercurio, da oggi nel segno amico della Bilancia, sulla stessa linea politica e ideale del vostro, giustizia, verità, libertà, le parole chiave scritte sulla vostra bandiera. La coppia e l'amore appaiono stabili e fortificati. Anche se apparentemente ci sono piccole crepe, l'edificio è al sicuro e ben solido. Solo i progetti potrebbero essere ritardati da una certa noia e monotonia che potrebbe attraversare la coppia, che però resterà solida. Inviti di amici a feste, inviti da parenti, cene, pranzi, colazioni possono allietare la coppia. I single avranno molto da fare partecipando a feste e cerimonie, le conoscenze potrebbero esserci ma non esaltanti. In ogni caso metteranno tanto impegno nel consolidare la loro immagine che costituirà una profonda attrattiva in seguito. Oggi potreste ferire qualcuno con le vostre parole, misurate ogni parola che direte, particolarmente oggi che Mercurio sembra non favorire i rapporti soprattutto tra parenti e colleghi di lavoro. I nati di martedì dovrebbero far controllare la propria auto, mentre quelli nati di lunedì e giovedì oggi potrebbero mettere a segno un bel colpo di fortuna. Novità inaspettate. Godrete delle sorprese che amici e parenti oggi vi faranno. Non date però importanza a qualche piccola invidia o gelosia, è normale. Soddisfazioni in tutto. Cena a casa, lume di candela, o al ristorante, luci soft per i nati di giovedì e sabato. Un buon giorno per risolvere errori commessi in passato. Un gemello ti aiuterà. Se siete nati di sabato, una persona finalmente farà ritorno da voi. Ci siete riusciti. Un progetto che avete in mente non aspetta altro che essere iniziato, rimuovete la pigrizia che è in voi e datevi da fare. Dopo il passaggio di qualche nuvola grigia, oggi tornerà a splendere uno sole. Le polemiche sono inutili, particolarmente oggi, non contraddite nessuno e fate sempre buon viso a cattivo gioco. Oggi c'è bisogno di diplomazia e di saper tenere la bocca chiusa al momento opportuno. Oggi avrete la possibilità di organizzare qualcosa di davvero carino con amici di vecchia data che non vedete da tempo. Non siate polemici però con qualcuno che vorrà suggerirvi cosa fare o non fare. Se state pensando di investire, troverete qualcuno che vi consiglierà su come muovervi nel mondo della finanza. Non c'è più timore verso nulla, buttatevi a capofitto, con costanza e tenacia riuscirete a conquistare anche il mondo. In amore siete voi a gestire la situazione, dopo aver preso atto dello stato delle cose. Magari un regalo, oltre che un grazie, potrebbe essere un buon modo per far avere all'altro la giusta proporzione dei vostri sentimenti di gratitudine. Un piccolo freno ai successi recenti è dato oggi dal team Marte Sole Mercurio, ospitato nei segni tecnicamente ostili sulla ruota zodiacale della Vergine e dei Gemelli, specie se appartenete alla prima decade del Sagittario. La necessità di riprendere le vostre attività quotidiane e consuete e il ricordo delle ormai passate vacanze possono crearvi qualche lieve malinconia. Niente di grave in ogni caso. Se invece siete fortunatamente ancora in ferie, potreste avere lievi difficoltà a organizzarvi con i vostri amici di sempre. Giornata super questo sabato per voi con la luna caliente e il leone abbracciata a Venere entusiasta, travolgente, un abbraccio infinito e generoso, pieno di affettività. È lei a parlare di pace, di armonia, di bellezza,
pienamente concorde, questa la novità del giorno, con Mercurio, da oggi in sestile in bilancia, segno armonioso buon amico del vostro. A vostro favore dunque i raggi armonici degli astri del giorno, col piccolo dio dei commerci e dei viaggi, finora di traverso, finalmente dalla vostra parte. E allora che aspettate per organizzare in 4 e 4 un weekend fuori città con gli amici? E se invece in vacanza ci siete ancora potete invitarli a raggiungervi, passerete un fine settimana goliardico modello liceo, divertendovi come matti. Di viaggi, natura, spettacoli, ballo e naturalmente d'amore parlano tutti gli astri del giorno, in realtà anche di lavoro ma più in termini di preoccupazione che non di piacere. A meno che non abbiate un'attività in proprio che non vedete l'ora di far ripartire testando le vostre capacità. Tempi lunghi e poca voglia anche sul fronte scolastico, riaprire libri dopo un'estate giramondo fa sempre una certa impressione, parola di Saturno fin troppo serioso in sestile. Quattro zampe molto indipendente, occhio che fido non strappi il guinzaglio per andare in cerca di un nuovo padrone, oggi è la giornata mondiale del cane. Dunque doppia razione di coccole e crocchette. Amore ed Eros. Affettività a 360 gradi improntata alla fiducia, all'ottimismo, all'allegria, soprattutto alla comunicativa. Col partner non siete solo amanti, anche fratelli, amici, colleghi nella grande azienda della vita, vi capite al volo e quelle poche volte che non accade non avete paura di spiegarvi chiarendo a parole. Tanti amici a fare da corollario a questo amore, solo con i parenti c'è un filo di distanza, specie se vivete lontani e siete stati i primi a lasciare la famiglia. Non si può avere tutto. Si prospettano situazioni molto positive, soprattutto per chi di voi brama una vera stabilità sentimentale. Momento favorevole anche per le giovani coppie, un po' di stasi per quelle di lunga durata. Momento positivo con la persona che avete accanto, sia in una relazione fiorita di recente o un rapporto comunque di vecchia data. Fase positiva, anche qualora in questo frammento della vostra vita siate cuori solitari. Venere, nell'amico segno del leone, vi mostra amori intensi, passionali e completamente ricambiati. Lavoro e denaro? In azienda qualche contrattempo c'è, inevitabile dopo due o tre settimane di assenza. Avete la testa nel pallone e faticate a riannodare i fili dei vostri impegni. Piccoli svarioni coperti con eleganza e simpatia. Per gli studenti poca voglia di impegnarvi sui libri. Ogni pagina vi sembra una tortura che vi tiene con gli occhi incollati sulle righe che traballano mentre le parole sembrano formiche in marcia verso chissà dove. Insomma, sbadigliate senza riuscire a venirne a capo. Insieme con i colleghi formate una squadra compatta, basata sulla cooperazione e sulla fiducia reciproca. Attenti però a un discorso troppo forte che rischia di alterare equilibri già zoppicanti. Nella vostra professione avete la stoffa del leader e lo state dimostrando da un bel po' di tempo. Giove, in buon aspetto con il vostro segno dal fidato alleato dell'Ariete, vi promette posizioni di prestigio e, per alcuni, vere e proprie rotazioni che portano a posti di potere. Questa ipotesi previsionale è più valida se festeggiate il vostro compleanno dal 14 al 19 di dicembre. Benessere. Un filo di nervosismo non fa testo, basta una battuta per sdrammatizzare restituendovi equilibrio. Ridere è una medicina meravigliosa e voi di questo ne sapete qualcosa, potreste mettere su un laboratorio e finalmente arricchire. Ma come si fa a vendere l'allegria in boccetta? Belle scarpinate, allenamenti, gare sportive che non giovano solo al corpo ma anche alla mente, rendendo la vita un percorso pieno di sorprese. Anche se sei una persona dolce ed emotiva, sei ugualmente capace di rabbia e aggressività. Se ti sei recentemente dimesso di recente, prendi in considerazione l'idea di prendere nuove lezioni in palestra che comportino calci, urla e colpi ad oggetti inanimati. Per lei, se la vita è un concerto, il vostro è sicuramente rock, chitarra elettrica distorta, batteria. Le emozioni urlano, la ribellione agli schemi non ha paura di far sentire la propria voce perché sapete di essere nel giusto. Per lui, basta luoghi comuni, pregiudizi imprigionanti. Voi vi fate i fatti vostri, senza giudicare gli altri,
ciascuno sarà giudice di sé stesso. Colore delle emozioni, ciclamino. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 10. Finanze, 8. Benessere, 10. Grazie per aver guardato l'idea. Spero di vederti presto.